E devo dire che oggi insieme a Matteo abbiamo dato il via a quella che è la campagna referendaria, cioè alla raccolta di firme per i nostri 5 referendum, come sapete, perché ho sentito prima Giorgio e i dati sono molto molto incoraggianti anche per quanto riguarda la provincia di Cuneo, in tutte le raccolte nelle varie città, nei grandi e nei piccoli centri. Ecco, posso dire che oggi ho visto una Lega molto molto pimpante, una Lega che farà molto bene alle elezioni, io di questo sono convinto, perché è una Lega molto vitale. E devo dire che anche in questi giorni ho avuto occasione di incontrare, e non è che ringrazio il TAR e il Consiglio di Stato per avermi dato il tempo per incontrare di più gli amministratori locali, però diciamo che in questi giorni ho potuto incontrarli, e noi siamo molto ben organizzati anche per le elezioni amministrative e abbiamo dei sindaci molto competitivi che metteremo in campo. Quindi una Lega che è più forte, una Lega che non viene spazzata via, assolutamente, una Lega forte, una Lega che non viene, che non deve essere spazzata via. Allora, quello che è successo voi l'avete visto, l'avete toccato con mano. Io mai più pensavo di, ovviamente, di trovarmi in questa situazione, però la vita è così, e soprattutto nella vita bisogna sempre cercare di guardare avanti, mai di guardare indietro, mai di recriminare, bisogna avere la forza di rialzarsi e di affrontare sempre nuove sfide. Noi abbiamo governato questa regione bene, io ve lo posso dire, ma non perché ho fatto il presidente per 4 anni, ma perché ho vissuto tante cose, posso aver fatto degli errori, sicuramente, chi fa sbaglia, è umano sbagliare, però posso dirvi che abbiamo ereditato, e quindi se ho fatto degli errori vi chiedo scusa, se non sono riuscito ad ascoltare tutti vi chiedo scusa, se magari qualche amministratore locale poteva aspettarsi di più e non siamo riusciti a fare i miracoli, anche se ne abbiamo fatti, ci siamo avvicinati, vi chiedo scusa, ma veramente noi abbiamo ereditato una situazione dove la regione era sull'orlo del default. Quando ho capito qual era la situazione dei conti mi sono reso conto che noi non eravamo in grado di pagare gli stipendi per 2, 3, 4 mesi. Il 15 del mese mi dicevano che non c'erano i soldi per pagare gli stipendi di migliaia di persone, di 3.000 circa dipendenti della regione e di 58.000 dipendenti del nostro sistema sanitario. Perché non eravamo in grado di pagare gli stipendi? Perché ci avevano lasciato 11 miliardi di debiti e perché ci avevano lasciato una situazione completamente fuori controllo. Questo in che contesto? Nel bel mezzo di una crisi devastante e in una situazione dove lo Stato centrale completamente se ne infischiava, perché poi è arrivato il governo Monti che ha cominciato a tagliare a più non posso, e dove la regione ha subito 1 miliardo di euro di taglio di trasferimenti all'anno. Noi in questa situazione abbiamo risanato i conti della regione, Moody's, che è un'agenzia indipendente, ha detto che i conti della regione oggi sono stabili. Abbiamo messo sotto controllo la spesa sanitaria e abbiamo fatto una riforma sanitaria efficace, tant'è che le ultime rilevazioni ci dicono che noi abbiamo una sanità che in tutti i parametri è migliorata rispetto al 2009. Abbiamo pagato i fornitori che aspettavano da anni, mettendo, sì, certo che è vero, perché gli abbiamo messo 2 miliardi e mezzo in circolazione nell'economia piemontese da luglio a settembre del 2013, certo che è vero. Va bene, aziende chiudono perché c'è l'euro e poi ve ne parlerà Salvini, e perché lo Stato di Roma ha messo una pressione fiscale che li sta ammazzando tutti. Noi abbiamo fatto delle politiche innovative dal punto di vista degli incentivi fiscali,
dal punto di vista della capacità di attrarre degli investimenti, e siamo i primi tra tutte le regioni dal punto di vista della possibilità e della capacità di attrarre investimenti. E allora, di che cosa stiamo parlando? Siamo stati quelli che hanno ridotto più di tutti i costi della politica. Io mi sono dimezzato lo stipendio da governatore, dimezzato! Queste questioni che sono state messe proditoriamente in campo, abbiamo dimezzato l'indennità di fine rapporto. Tutti quelli che mi conoscono sanno che io ho un completo disinteresse per qualunque cosa che ha a che fare con il denaro e con le... altrimenti non avrei fatto questo tipo di attività, assolutamente non avrei lasciato il mio lavoro di avvocato. Lo sanno tutti questo. Agli imprenditori amici, no, non ho mai chiesto niente agli imprenditori, loro sanno che io non ho mai fatto favori a loro, non ho mai raccomandato nessuno per fare il primario, e voi lo sapete, perché magari qualcuno di voi mi ha criticato, perché ha detto che si veniva da me ma le raccomandazioni non c'erano, perché in Piemonte i primari non diventavano primari perché avevano la tessera di partito, la tessera della Lega, la tessera del PDL, no, diventavano primari se erano bravi, perché i direttori generali avevano soltanto questo mandato, di nominare i più bravi, e se arrivava una raccomandazione un calcio nel culo, lo davo io il calcio nel culo al direttore generale, e proprio per questo oggi la sanità funziona in modo diverso. Quindi siccome non sono riusciti in alcun modo, hanno dovuto colpirmi tirando il fango, colpirci tirando il fango su cose che sono francamente ridicole. E appena dopo c'è stata questa vicenda del TAR e del Consiglio di Stato. Io vi dico soltanto questo: in nessun paese civile vengono annullate le elezioni dopo 4 anni. In nessun paese civile, ha detto Matteo, lo ringrazio, neanche in Corea del Nord, e in nessun paese civile vengono annullate le elezioni che si sono svolte in modo perfettamente regolare, perché non è mai stato in discussione il risultato delle elezioni, mai, mai. È stata formata una scheda dai tribunali e su quella scheda 4 milioni di piemontesi hanno votato liberamente e hanno scelto un governatore per fare il presidente della regione, e hanno scelto una maggioranza. Per la verità la maggioranza era diversa, hanno scelto proprio il governatore, perché grazie ai piemontesi ho ottenuto 155.000 voti personali, ed è stato l'unico caso, grazie a voi, che ha consentito con questi 155.000 voti personali di andare a governare il Piemonte. Evidentemente abbiamo dato fastidio a qualcuno, questo è chiaro. Senza evidentemente. Al Presidente della Repubblica. Però sapete, il sistema dei poteri forti, che poi viene detto ma io l'ho toccato con mano, è un sistema insidioso, è un sistema che si annida, è un sistema che entra, che cerca anche di entrare nelle nostre file, e allora dobbiamo essere molto vigili rispetto a questo. Bravo. Sì, perché poi alla fine le persone non si lasciano sole, perché io, anche se sono solo, resisto, vi dico questo, lo so che non sono solo perché ho voi, però voi siete la base, e la base e la gente è sempre meglio di certa classe politica, la gente è sempre meglio di quella classe politica che adesso pensa di riprendersi il Piemonte perché pensa di aver fatto il colpaccio con il colpo di Stato, con l'operazione a stile Corea del Nord. Io vi dico questo perché ho preso un bel colpo, cioè credetemi. Però andando in giro ogni giorno, giorno dopo giorno, scopro che la gente ha capito e che la gente sa quello che abbiamo fatto nell'interesse dei piemontesi. Adesso ci sono le elezioni, so che c'è ancora la Cassazione, abbiamo ragione, però io non ci penso, queste cose bisogna guardare avanti.
e ci sono le elezioni, i nostri militanti ci chiedono: ma che cosa facciamo, che cosa non facciamo? Noi siamo sempre più super corretti, forse troppo, forse un nostro sì, è vero, a volte bisogna fare dire che quelli che hanno il pelo sullo stomaco, noi non ce l'abbiamo, va bene. Comunque noi abbiamo aspettato fino ad oggi, Matteo, io, eccetera, eccetera, però questi non si sono neanche messi d'accordo sul candidato, no? Fino adesso non c'è un accordo sul candidato. Noi non abbiamo paura di niente, noi siamo pronti ad andare da soli, altro che Lega! Magari la Lega può essere marginale nella testa di qualcuno che ormai si è abituato troppo a mettere il culo sulla poltrona. Magari può pensare che la Lega è marginale perché vuole sempre la pappa pronta. Noi invece pensiamo che la gente sia con noi e sappiamo di avere la coscienza a posto e sappiamo ogni giorno di avere un riscontro diverso rispetto a quello che magari vogliono far credere alcuni mezzi di informazione che sono i mezzi di regime. Noi lo sappiamo che giornali abbiamo in Piemonte, e quindi è inutile andare a cercare l'articoletto "oh, uno è bravo" quando il giornale gli scrive a favore. Noi abbiamo un progetto politico, a noi interessa realizzare il progetto politico, non farci scrivere l'articolo dall'amichetto, che tanto sappiamo che non è il nostro amichetto, ma è amico di quegli altri. Allora dico che noi siamo pronti. Siamo pronti a questa eventualità. Abbiamo delle persone in gamba. La presidente Gancia, per esempio. Avete visto? Avete visto in questi anni come ha governato bene in un contesto difficile come quello della provincia di Cuneo. Quindi non abbiamo problemi. La Lega ha classe dirigente tosta e ha le persone in grado per affrontare qualunque tipo di sfida. Vi dico anche un'altra cosa, noi siamo gli unici che possiamo affrontare i temi concreti e dire che abbiamo dato tante risposte, in alcuni casi non ce l'abbiamo fatta, ma ci abbiamo provato concretamente nell'interesse della gente. E anche queste elezioni europee sono indicative. Perché sono indicative? Perché grazie a Matteo, io devo dire, io ho grande stima nei suoi confronti, è veramente una persona, un grande lavoratore, una persona molto intelligente, un leghista che ha dimostrato sul campo le cose. Ho capito nel tempo, anche conoscendolo e vedendolo sul campo, magari uno all'inizio, diciamo, le persone le deve conoscere. Siamo gli unici che parliamo d'Europa, gli altri parlano solo dei cazzi loro, dei posti, delle questioni, delle candidature. Noi siamo gli unici che parliamo di Europa e siamo gli unici che parliamo e che diciamo quella che è la nostra idea di Europa e quali sono i problemi concreti della gente. Altro che, diciamo, riempirsi la bocca andando in televisione a fare le sceneggiate o a fare i venditori, non di pentole, perché io non dirò più venditori di pentole, perché noi in Lega abbiamo il miglior venditore di pentole, non ve lo dico, che esiste probabilmente sulla scena, che è un nostro consigliere provinciale che veramente fa questa attività in modo straordinario ed è il re di tutti i mercati del Novarese e del Vercellese. E quindi non vorrei sminuire il nostro consigliere provinciale Locarni rispetto a chi invece oggi fa il presidente del consiglio, perché stimo molto il nostro consigliere Locarni, quindi diciamo il venditore in generale. Ecco, noi rispetto ai venditori in generale di fumo parliamo dei problemi concreti delle famiglie. Allora, con l'euro le condizioni di vita delle nostre famiglie o delle nostre imprese sono migliorate o sono peggiorate? Migliorate o peggiorate? Peggiorate. Il rapporto alla Germania, che è l'altro, che era l'altro grande paese industriale, il rapporto tra il nord produttivo e la Germania è migliorato o è peggiorato? È peggiorato. Abbiamo meno quote di mercato perché ci hanno fottuto tutte le quote di mercato, gran parte delle quote di mercato.
Voi che siete qui di una provincia di lavoratori, lo sapete, io le ho girate tutte le aziende, eh? Non è che sono andato a fare le sceneggiate nelle scuole, ho parlato con gli imprenditori e sono stato ore e ore nelle imprese e le conosco tutte e conosco le facce degli imprenditori, anche di quelli che sono qui questa sera, e so raccontare la storia delle loro aziende. E allora le nostre aziende sanno perfettamente che hanno perso le quote di mercato perché non riescono più a essere competitive a causa dell'euro, del rapporto di cambio dell'euro, del sistema che è stato introdotto. Questo a vantaggio di pochi e sempre dei soliti, e cioè dei tedeschi. E oggi chi fa il presidente del Consiglio da chi va per cercare di avere l'approvazione? Dalla Merkel. Allora secondo voi fa i nostri interessi oppure fa per l'ennesima volta e ancora di più gli interessi di qualcun altro? E il risultato finale quale sarà? Il deserto più completo. Solo la Lega dice la verità, e non lo dice da oggi, lo dice da 20 anni, e Matteo Salvini ha il grande merito di riuscire a veicolarlo, anche grazie alle sue capacità di comunicatore, con un messaggio semplice ma chiaro: l'euro è una fregatura, basta euro, basta questa Europa dei burocrati, basta! Noi siamo dentro una tenaglia che ha due ganasce. Una ganascia è Roma, e sappiamo tutto il peggio del peggio che ci stanno facendo, e l'altra ganascia è Bruxelles. O riusciamo ad aprire questa tenaglia o siamo morti. Solo la Lega lo può fare, grazie a voi.